Grande Gianluca, grande, allora, prima grande, di partire grande, ti grande. Chiedo subito di sì, metterti la cintura. Mi tolgo il giubbotto allora perché è anche abbastanza caldo. Sì, è venuto fuori il caldo. Finalmente. Finalmente, perché poi voglio dire, a te piace particolarmente l'estate. Sì, io praticamente, anche... io sempre mi diverto molto a ironizzare su me stesso. Allora, possiamo andare intanto. Dico sempre che di mestiere seguo il sole. Allora, intanto grazie per aver accettato l'invito di Billboard. Gianluca, tu sei un DJ. Sì. Quindi io sono molto curioso di sapere da te quali sono i dischi, la tua playlist della tua vita, perché sì, tu poi hai deciso a 45 anni di metterti in gioco come DJ, però sì, sicuramente hai... Ahimè un po' più tardi, però sì, sì, però molto tardi, Però ho un vantaggio che origino da una famiglia che ha un DNA per il 50% artistico, per il 50% di natura imprenditoriale. E nell'ambito del 50% artistico, mia nonna era un'insegnante di pianoforte, mia madre suona il piano, io suonavo il piano, ho un cugino che è un grandissimo compositore di musica contemporanea. Importantissimi. Adesso io che come tutti gli anziani ho poca memoria, dovrei andare a vedere i nomi dei premi che ha vinto, però è un grandissimo compositore, uno dei primi nel mondo, sono sicuro di quello che dico. E allora sono stato un po' influenzato ovviamente dal fatto che da piccolo io suonavo il piano con la nonna, in casa mia si ascoltava più musica classica, per cui sono attratto e affascinato anche da delle musiche che oggi i giovani tendono a non ascoltare, diciamo così. Per cui ti direi che forse la musica, che poi non ha ispirato solo me, ma tantissimi cantanti, tantissimi compositori, è il canone di Pachelbel, sì, in assoluto. E poi tipo, non so, mi piace moltissimo e ha segnato molto, non la mia infanzia, però diciamo, perché poi sai... In teoria io mi considero ancora un infante, quindi in teoria un infante, potrebbe... ragazzi, un infante, un grande. Io sì, sono sicuramente il vecchio più infantile del mondo. Ecco, questo potrebbe essere un... Mi piace molto, mi è piaciuta molto, l'ascolto spessissimo, questa canzone che ha fatto la colonna sonora di un film che si chiama In Proposta Indecente, di John Barry, Innocent Proposal, eccezionale. Poi, siccome sono un uomo che apprezza il percorso degli uomini, e quindi la loro strada, quello che hanno fatto, le loro sofferenze, direi che uno dei pilastri della mia vita, che se io proprio dovessi mettere su una canzone, è My Way di Sinatra. Io trovo che quella sia una canzone epica, cioè non ma poi perché io poi ho un concetto. Conoscevi anche il personaggio Sinatra? No, ahimè non l'ho. Cioè l'hai studiato? O... Ma no, non particolarmente. Però uno che ha fatto le canzoni che ha fatto lui doveva essere sicuramente un personaggio di una caratura straordinaria. Ecco. E poi comunque, siccome io sono uno che ha fatto del I Did It My Way un po' la mia vita, perché io ho sempre fatto le cose come volevo farle io e non come gli altri si aspettavano che eventualmente io le facessi, quindi penso che quella sia una pietra miliare proprio. Poi io sono anche stato molto affascinato, ovviamente, perché sai, io ho 50 anni, vado per i 51, quindi andavo in macchina con mio padre e mio padre sentiva Lavanoni, sentiva addirittura Peppino di Capri, però quelle cose lì sono, io non me ne vergogno assolutamente, perché credo che siano, sentiva Baglioni, sentiva Paoli, sentiva Dalla, che peraltro era, che io conoscevo abbastanza bene, e quindi, anzi mi ricordo una volta... venne a casa mia a Cortina e fece una specie di concerto a cappella straordinario. Per cui ho anche molte influenze di musica italiana. Darti in ordine 10 pezzi mi risulta magari difficile, però ecco, ad esempio, Billie Jean di Michael Jackson, assolutamente. Più recentemente, ad esempio, un pezzo che io adoro è Opus di Eric Pritz, non so se l'hai mai sentito. Certo. Quel, perché a me piacciono tutti i pezzi che hanno un crescendo, capito? Perché alla fine è un po' la dinamica della vita, ideale avere un crescendo, no? E quindi Opus è un pezzo che mi ha affascinato moltissimo. Africa, dei Toto. Sì. Tu te alleni senza musica? Sì, ma non senza musica, perché per me la musica necessita di un
di una concentrazione nell'ascolto, che se tu stai facendo un'altra cosa che presuppone una grande concentrazione, nello specifico la fatica, preferisco, cioè il sottofondo musicale, io non per me è un rumore, ti dà, capito? Quasi fastidio. Mi dà quasi fastidio. Io credo di essere un privilegiato perché sono ancora imprenditore, ma ho fatto una scelta che mi ha portato a cambiare vita completamente, ed è per questo che io mi reputo veramente fortunato e veramente ricco in questo senso, perché io ho proprio una concezione della ricchezza che è strettamente legata al tempo, capito? Più che al denaro, perché alla fine si può accumulare molto denaro, ma non si può mai accumulare tempo, capito? Lui non sì, è la risorsa più preziosa. Ma quando avevo 45 anni, ahimè, nel lontano 2013, ho detto: ma io non sono troppo vecchio per disinteressarmi di come stiano cambiando le convenzioni di dialogo tra i giovani e di come la rete stia diventando l'elemento centrale per l'intrattenimento, no? E mi sono detto abbastanza, come dire, realisticamente: se io faccio vedere come vivo, sia da un punto di vista, diciamo, della qualità della vita, sia dal punto di vista di approccio filosofico alla vita, secondo me divento un global entertainer, che è quello che io mi definisco oggi. Oh, perché stavo per chiederti, sì, qual era la tua definizione. Io mi definisco attuale. Un global entertainer, perché ci ho pensato, e alla fine faccio musica con grandissima passione, mi diverto anche a suonare da solo.